E nel momento in cui appunto sviluppate un canale YouTube, arriverà il momento in cui si attiverà la monetizzazione. Ricordiamolo, la monetizzazione si attiva al raggiungimento di 1000 iscritti e al raggiungimento di 4000 ore di video visti all'interno di un anno. Ci si può arrivare, ovviamente si lavora duro, però magari i primi 2-3 anni non c'è la monetizzazione, dopo c'è. Però ecco, nel momento in cui c'è e voi crescete, comunque è una fonte di guadagno anche quella, quindi conviene avere la monetizzazione. Poi tu mi puoi chiedere, sì, ma adesso mi ha contattato un'etichetta e dobbiamo mettere il videoclip nel canale dell'etichetta. Ci sta il videoclip. Ovviamente, anzi, più un'etichetta è seria, più vi chiederanno questo, nel senso di si preoccuperanno loro di caricare sul loro canale YouTube. Però tutto questo fa parte di un accordo che avrete poi con l'etichetta, ok? Cioè il caricare il videoclip sull'etichetta, il cedere le edizioni, dare le percentuali, un tot di percentuale sulla distribuzione, sono tutte frecce del vostro arco che vi servono poi per avere qualcosa in cambio. E tutto dipende, perché la domanda può essere: lo faccio o non lo faccio? Perché se no mi sto per i fatti miei e guadagno il 100%. Sì, è un ragionamento giusto, però il ragionamento giusto è: nel momento in cui io cedo parte dei miei guadagni, parte delle mie percentuali, faccio mettere il videoclip sul canale dell'etichetta, gli do l'edizione, gli do il 50% della distribuzione, che cosa ho in cambio? Tutto qui. Se tutto questo mi permette di arrivare a un pubblico sempre maggiore, spazi, opportunità, ospitate in radio che io non riuscirei a raggiungere da solo, ospitate in TV. Questo vale su tutti i livelli, dalla piccola etichetta alla major. Succede tutti i giorni che grandi artisti, magari che vengono dal mondo indipendente, a un certo punto magari rinunciano a qualcosa per entrare in una major, perché quella major gli può dare la visibilità che non potrebbero raggiungere da soli, oppure gli può dare opportunità, come per esempio Sanremo. Cioè, un conto che ti presenta una major, un conto che ti presenta l'indipendente, un conto che ti partecipi tu al concorso Aria Sanremo, quelle robe lì. Quindi bisogna, e voglio sottolinearlo questo concetto, bisogna sempre valutare che cosa ho in cambio, ne vale la pena? Se non ne vale la pena, mi sto nel mio mondo, tanto tranquillo, c'ho il mio canale YouTube, guadagno, faccio i concerti, mi distribuisco io, quindi c'ho solo la percentuale del distributore, il resto arriva tutto a me, e posso andare avanti tranquillamente. Nel momento in cui io cedo qualcosa, faccio caricare il video, magari ho un canale YouTube monetizzato, ma il videoclip va nel canale dell'etichetta, a quell'etichetta gli do le edizioni, gli do il 50% della distribuzione, gli do il 50% del merch, dei dischi fisici, delle copie digitali e tutto quanto, che cosa ho in cambio? E questa è la domanda, ok? Perché ad un certo punto bisognerà cedere qualcosa, ma che cosa si ha in cambio? Si ha visibilità, opportunità? E allora ne deve valere la pena. Quindi mi riaggancio alla tua domanda, anche per esprimere questo concetto.